Bentornati nella mia cucina. Oggi voglio darvi l'idea di un dolce realizzato in bicchiere. Andremo a realizzare una bavarese al cioccolato bianco e sopra metteremo un croccante di mandorle caramellate. Lo abbiamo già realizzato altre volte e quindi questo serve anche per farvi vedere quanto è versatile questa preparazione, perché l'abbiamo utilizzata prima come fondo di una bavarese, quindi come base, poi l'abbiamo utilizzato per realizzare dei biscottini da servire e quindi piccola pasticceria, e in questo caso lo utilizziamo per decorare e dare la nota croccante alla nostra bavarese. Quindi prima prepareremo il croccante. Come sappiamo, la preparazione è molto semplice: basterà unire tutti gli ingredienti, far sì che tutti siano ben assorbiti dalle nostre mandorle, inforneremo per 25 minuti a 145 gradi e poi lo mettiamo da parte. In questo caso la forma non rileva, perché poi lo andremo comunque a sbriciolare sui nostri bicchierini di bavarese, quindi lo possiamo realizzare a monoporzioni come abbiamo fatto le altre volte per realizzare dei piccoli biscottini, oppure anche realizzarlo in un unico stampo di un'unica dimensione. Invece per la bavarese dobbiamo realizzare la inglese, andare ad aggiungere il cioccolato bianco, poi aggiungeremo la panna e metteremo nei bicchierini. Una volta pronto, in questo caso quando la mettiamo nei bicchierini non è importante che vada a solidificare in congelatore, ma basterà metterla in frigo, perché comunque deve mantenere la sua consistenza morbida. È importante quando la mettiamo invece negli stampi che questo vada a congelarsi, perché quando dobbiamo eliminare lo stampo, è ben importante che la bavarese sia fredda, anzi congelata, perché sennò lo stampo andrà a rompere tutta la bavarese nel momento in cui lo elimineremo. Guardiamo quindi come preparare insieme la ricetta. Avete visto, i nostri bicchierini sono pronti. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo per la prossima ricetta. Vi darò anche un'altra idea di ricetta con la bavarese da servire sempre in bicchiere.